Questo è giustino, taracciappa, sale in Mozilla, non mette in nulla. Buonasera a tutti. C'è in piatto. E chi se si sega pure si stravagante siroso. L'italiano in questo libro viene usato dalle forze dell'ordine. E che sta cantando voci di questa becincetta. L'anno scorso è stata l'estate per i cagliaritani di, dal punto di vista musicale, di Gio Perrino. Ma detta che sta fatta essere notti. E più che i sardi e la Sardegna, mi mancava su Guedà in Casteldaglio. Ha un disastro. Beh, si esaffo a casa. Vienitene fuori che ti zappo la carica, l'ho avuto un Igor Babarabà che non sei altro. Che poi è Samba la Michichetta, no? Gio Perrino che riprende le canzoni di zio Godda, che è un signore cagliaritano, e fisio Godda. Accusato rapina cravata. Veramente è andato di scippare innanzi alla signora dopo che l'avevo fatta smermare sull'asfalto. Il proscibro, ma è arrivato sull'asso. Come tutte le lingue si evolvono anche gli slang, eh? C'è stato Elio Tunartemalle, che è stato il primo, e fino ad ora l'unico, a codificare qualche anno fa lo Celandroni, di cui parla anche Gianni nel suo libro. Mi aveva stoppato l'alto là di una vola della polizia che mi aveva cancarato di brutto. Non ci vemmo. Sa alle organizzazioni politiche, agli intellettuali, agli artisti, far parlare i subalterni, se lo vogliono e se riescono a farlo. Guardi che a me mi stugge l'osso e penso a buio dei carabinieri di via Lofraso. E guardi che io sono scolaro. Sta a noi saperli ascoltare. Spezzatevi! Cioè, magnaccio, c'è la prostituta di vecchia data. Ma lui se si fuora ste cocche assesi, ma come puoi pensare di cravarci lo scipo davanti alla questura? Si può scippare, ma non si può scippare, ci fa scippare una vecchietta. Quando si incazza? È balordo nera. Ma il libro di Gianni Maggi è anche altro. Si ride tanto, ma c'è anche spazio per momenti tragici, drammatici. No, spezzali che ci penso io. Veramente amo Gianni. La maggior parte di questi ragazzi non ci sono più, se ne sono andati, sono caduti sotto la falce, le catombe dell'eroina. Mi dice, ma questo è morto. Ah, io ci devono attaccare i tacchi in culo, perché altrimenti quelli ci pinnicano. Rocca ne aveva fatto un'arella. Pensa ai amici dei mesu, spezzatevi. Andatevene a casa, che non vi voglio vedere sbaulando a ritubo felisi. A lasciare traccia del spazio in tutta la casa. Fatemi un bello ghicchio, che lo voglio coccolare. Perché le radici sono fondamentali, perché noi non possiamo veramente capire chi vogliamo essere, dove vogliamo andare, se realmente non sappiamo chi siamo e da dove veniamo.